Allora, Graziella di Procida, Graziella di Procida, che è una grande tradizione che ormai dura da tantissimi anni, ma soprattutto porta avanti quella che è una tradizione, quella dell'abito tipico procidano. Infatti una delle caratteristiche per partecipare alla Graziella è quella di indossare l'abito settecentesco, uno degli ultimi abiti settecenteschi che sono conservati gelosamente dalle famiglie procidane. Siamo insieme a Lena Costigliola Polidoro, che è una grande cultrice di questo costume antico procidano e che ha realizzato questa mostra proprio qui a Procida. Abbiamo realizzato questa mostra in collaborazione con Elisabetta Montaldo, la costumista. È un progetto che stiamo portando avanti da diversi anni. E abbiamo riprodotto alcuni costumi dagli originali, proprio per preservare quello settecentesco che oramai è quasi distrutto. Solo pochi capi sono in ottime condizioni ancora, ma la maggior parte sono molto deteriorati. Quindi è un peccato comunque farli indossare, però state cercando di trovare un'alternativa, anche se a quanto ho capito un'alternativa molto costosa, che è quella di realizzare fedelmente all'abito diciamo antico un abito ex novo. Ce li racconta un po' questi abiti? Sì, questi abiti sono molto costosi perché sono stati vengono realizzati in seta pura, oro zecchino, cioè proprio i materiali quelli originali. Noi ci avviciniamo il più possibile al costume originale, sia come tessuto, come tipologia dell'oro, ma soprattutto dei disegni, delle cocciole, delle cosiddette cocciole, dei ricami. Queste sono le cosiddette cocciole, dei ricami, dei disegni. Che come si componeva l'abito della Grazia, cioè l'abito tipico procidano che indossa oggi la Grazia? Il costume procidano si compone da un abito smanicato, un grembiule sempre di seta. Il sotto portano delle camicie di lino, si indossa con delle camicie di lino, e poi c'è il cappottino. Questa è una versione invernale che abbiamo riprodotto da pochissimi giorni, abbiamo finito. E poi invece mi diceva che questo invece è la versione estiva. Questa è la versione estiva fatta in seta purissima, e questa seta c'è stata fatta su progetto da una seteria di San Leucio. E questo è questo costume che abbiamo riprodotto, è stato il primo. Quindi queste due versioni sono le due versioni nuove, quelle che siete riusciti a realizzare su modello antico, mentre invece troviamo degli originali, uno dei pochi originali che ancora sopravvivono. Sì, questo è originale del Settecento, anche questo è originale, e questo è la versione invernale, sempre originale, del Settecento. Questo è stato restaurato da poco, l'abbiamo restaurato perché era in condizioni pietose. Però un ottimo restauro, vedo che appare quasi come quelli nuovi. Beh, c'è ancora tanto da lavorarci sopra, comunque cerchiamo di fare il meglio possibile, perché solo toccarli per sistemarli si rovina. Quindi possiamo dire che questa manifestazione di quest'anno, la 67esima, forse sarà una delle ultime dove queste Grazielle indosseranno gli abiti, proprio quelli originali, perché è un peccato rovinarli, ormai hanno tantissimi anni. Dal prossimo anno inizieranno a indossare qualche costume riprodotto nuovo, perché dobbiamo conservare e preservare questi costumi antichi, è la nostra identità, è la nostra storia, le nostre radici, non possiamo permettere di distruggere ancora. Forse anche l'ultima tradizione del Mediterraneo, però ci tenevo anche a dare dei dati storici, perché prima ho sentito una cosa molto bella che lei raccontava alle signore, e praticamente la differenza tra il colore non è soltanto di gusto, come oggi che noi indossiamo un colore o un altro a seconda, diciamo, dei nostri umori, ma aveva un senso proprio pratico, vero? Sì, il colore non è questione di gusto,
Allora, il cappottino verde veniva indossato dalla signora, dalla donna sposata, invece quello rosso dalla nubile, fino al giorno del matrimonio. Si sposavano in rosso e poi indossavano il cappotto verde. Bellissimo, quindi c'era tutta una serie di segnali che si dava anche per chi voleva trovare moglie. Sì, in effetti è così. E poi invece mi parlava di questo quadro molto bello, che chi rappresenta? Questo è un quadro dell'Ottocento che si trova a Napoli, nella floristeria di Palazzo Reale, e rappresenta una donna procidana, un'armatrice, presumibilmente un'armatrice, che erano ricche, potenti, e come possiamo vedere dalle tante collane di corallo, dai gioielli, dal costume molto sfarzoso. Il contadino, il pescatore non era in possesso di questi costumi così ricchi. Sì, così ricchi. Però comunque le famiglie ricche, quindi questi che ci sono stati tramandati da tanti secoli, sono costumi di famiglie nobili. Sì, di famiglie ricche, sì, di famiglie ricchissime, possiamo dire. Comunque molto bello, vedevamo pure dove voi tessete proprio, dove state cercando di realizzare. Questo è un lavoro in corso che mi sto facendo per me, un costume. Quindi questo è un lavoro che poi piano piano farò, questo è il progetto. Però in effetti è proprio come venivano realizzati, cioè c'è questo filo d'oro che poi veniva cucito. Sì, in effetti questa è proprio la tecnica del ricamo in oro del Settecento. Bellissimo, complimenti, grazie per preservare questa grandissima tradizione e questo pezzo di storia del Mediterraneo, e vi auguriamo comunque di riuscire a portare avanti questa vostra battaglia. Speriamo di riuscire a realizzare un museo, qualche cosa di permanente, di andare un pochino ancora più avanti con questo nostro progetto insieme con Elisabetta Montalto. In bocca al lupo allora, grazie.